Ciao a tutti, oggi torniamo a parlare di Kamala Harris. La Kamala è un po' in calo e adesso stanno arrivando i rinforzi. Chi sarebbero questi rinforzi? Ovviamente gli Obama. Un po' come è accaduto con Biden, no? Gli Obama hanno sempre sostenuto la fazione democratica, grande amicone Obama di Biden. C'è stato addirittura un periodo in cui si diceva che la mano nascosta fosse proprio quella di Obama nel corso della presidenza di Biden. Biden sappiamo anche che era vicepresidente all'epoca comunque di Obama, quando comunque Obama era presidente, quindi grandi amiconi. Vabbè, comunque c'è alla base tantissima ignoranza perché sugli Obama sono emerse tantissime documentazioni, soprattutto su Barack Obama. A quanto pare Barack Obama non sarebbe nemmeno dovuto diventare presidente degli Stati Uniti, e alla base c'è tantissima ignoranza perché anche Obama, quando comunque è diventato presidente, ha promesso tante cose, poi alla fine non ha mantenuto queste promesse. Poi Nobel per la pace, sì, associare comunque la pace ad Obama è un po' come associare l'amore al diavolo. No, vabbè. Comunque questo è accaduto. Alla base sappiamo benissimo che c'è tanta ignoranza, non soltanto sulla politica, ma su tante cose nel mondo, e purtroppo le persone non riescono a capire che di questi individui purtroppo non ci si può fidare. Ma noi ci fidiamo del sistema giusto in versione sarenchiana, quindi cerchiamo un attimino di capire che cosa sta accadendo. Ovviamente gli Obama, c'è scritto in quest'articolo che come sempre vi metterò giù nella info. E prima di cominciare, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, venitemi a trovare sul secondo canale, troverete il link giù nella info. Sul secondo canale ogni settimana sto pubblicando video super interessanti, comunque nuovi, quindi non so, se avete voglia condividete i miei contenuti, aiutatemi in questo modo, ma soprattutto se vi piace il canale, perché no, iscrivetevi, ok? Soltanto in questo modo potete, diciamo così, dimostrarmi il vostro sostegno. Ringrazio già tutti coloro che lo fanno comunque. Ora, tornando all'articolo, gli Obama si uniranno a Kamala Harris nella campagna elettorale. Barack e Michelle si uniranno a lei in eventi separati proprio questa settimana, proprio perché la campagna di Kamala è in calo, ok? E si spera che appunto questi due grandi personaggi riescano a dare una spinta. Ora, Barack e Michelle si uniranno alla Harris nella campagna elettorale la prossima settimana in due eventi distinti. Michelle Obama farà campagna per la prima volta durante questo ciclo elettorale quando si unirà alla Harris il 26 ottobre in Michigan. Michelle Obama ha parlato alla Democratic National Convention di quest'anno. Giovedì invece Barack Obama farà campagna elettorale con Harris in Georgia. L'ex presidente ha già tenuto eventi da solo, diciamo così, per esempio in Pennsylvania, e dovrebbe parlare anche a Las Vegas, Detroit, Madison. Sebbene entrambi gli Obama rimangano popolari tra gli elettori democratici, Barack Obama è stato pesantemente criticato dagli elettori e dai commentatori per il suo recente intervento in cui ha ammonito gli elettori neri per non aver gradito l'idea di avere una donna come presidente. Perché si sa, no? Comunque i presidenti degli Stati Uniti che si sono susseguiti nel corso della storia sono tutti uomini. Poi la cosa che mi fa ridere di loro è che si pongono sempre a sostegno delle popolazioni afroamericane, e proprio l'altra volta, non so se vi ricordate, ho condiviso con voi un articolo in cui praticamente vi parlavo di quello che la Harris ha fatto ad una madre, cioè ha arrestato una mamma soltanto perché non portava la figlia a scuola, quando in realtà la bambina, la ragazza, era da 60 giorni in ospedale e non si poteva muovere proprio perché aveva un particolare tipo di anemia. Ora, lo ripeto, con tutto il rispetto per quello che è stato detto, questo non è accettabile, non per me, non per una schiera di uomini neri là fuori che non pensano nemmeno di votare per Donald Trump. Quello che hai detto è inaccettabile. Diciamo così, che fine ha fatto il non essere d'accordo? Senza essere sgradevoli, Presidente Obama, ha chiesto questo commentatore, Stephen Smith. Smith ha sottolineato che molti nella comunità nera ritengono che l'amministrazione Biden-Harris abbia contribuito a un'inflazione galoppante e che stia dando priorità agli immigrati clandestini rispetto agli afroamericani, ma in generale, comunque, negli Stati Uniti, questo ve lo posso assicurare. Ma non soltanto negli Stati Uniti, nel mondo c'è veramente un modo sbagliato di fare politica.
Molto spesso che cosa accade? Certo, è per quanto riguarda gli immigrati, giusto? È una cosa bella dare sostegno anche ad altre popolazioni che magari vivono nel loro paese delle situazioni drastiche e drammatiche, ma non puoi tu far entrare chiunque e permettere a queste persone di stravolgere completamente la vita dei tuoi cittadini, cittadini che tu dovresti tutelare. Questa è una cosa inammissibile. Quindi Biden, ecco, ha fatto un grandissimo lavoro da questo punto di vista, ok? Un grandissimo lavoro, ovviamente in versione salinchiana, figuriamoci se ha fatto un grandissimo lavoro. Sempre Obama è stato anche al centro dell'attenzione questa settimana per una conversazione pubblica che ha avuto con il presidente Biden. Ok, diciamo così, ad un funerale, ecco, entrambi sembravano esprimere frustrazione e preoccupazione per come sta andando appunto la campagna di Harris, insomma, di Kamala Harris. Sebbene la conversazione fosse inudibile, un lettore labiale ne ha presto prodotto una trascrizione. E praticamente che cosa si sono detti Biden e Obama? Biden avrebbe detto ad Obama: "Non è forte quanto me", riferendosi alla Harris. E Obama avrebbe risposto a Biden: "Lo so, è vero, ma abbiamo tempo". E Biden ha risposto a questo punto ad Obama: "Sì, lo faremo in tempo". Cosa? Comunque, sono arrivate ovviamente le smentite ufficiali, perché figuriamoci se loro venissero mai ad ammettere qualsiasi cosa. No, non è diciamo così, nel loro DNA ibrido. Comunque, nonostante le smentite ufficiali secondo cui stessero parlando di Kamala Harris, sono pochi a credere che i due uomini stessero parlando di qualcun altro, giustamente. E quindi adesso si dice che sia partito tra di loro anche un po' un accordo per cercare di far rialzare questa Kamala Harris, che a quanto pare sta perdendo vistosamente punti. Ora, io, come voi ben sapete, non credo in tutto questo. Tra l'altro, Obama, ecco, potremmo veramente aprire un capitolo intero su Obama, che non sarebbe nemmeno dovuto diventare presidente degli Stati Uniti. Lui ha detto tantissime bugie sul luogo di nascita, sulle scuole che ha frequentato, e infatti sono state intervistate tantissime persone che hanno frequentato quella che è l'università che lui dice di aver frequentato. Nessuno l'ha mai conosciuto, nessuno lo ha mai visto, nessuno ne ha mai sentito parlare. E inoltre Obama è anche un pochino invischiato, qui se ne stava parlando tantissimo, ragazzi, di questo non so lì. Ma è un po' invischiato anche in quello che è il grandissimo problemone riguardante Puff Daddy, tutti questi party che lui organizzava. A quanto pare sono invischiati pure dei politici, non soltanto della fazione democratica, ci tengo a precisare, perché qua sembra che io ho sempre da ridire sulla fazione democratica, che poi tra l'altro democratica non è, perché se fosse veramente democratica io a questo punto non ne parlerei nemmeno, ma sappiamo che comunque la politica è quella che è. Ma sono invischiati tantissimi politici, e solo che i politici, il politico, diciamo così, è potente fin quando l'alto glielo permette. Perché abbiamo capito che in questo sistema nessuno è indispensabile, nessuno è fondamentale. Nel momento in cui servi, servi, poi quando non servi ti possono anche mettere nei casini, a loro non interessa nulla. Quindi non lo so, voi che cosa ne pensate del fatto che gli Obama adesso vogliono sostenere appieno la campagna della Harris? Poi comunque la Harris non si deve chissà quanto meravigliare se la campagna elettorale non sta andando come vorrebbe, anche perché veramente lei dice A e poi fa Z, quindi tesoro, scendi un po' con i piedi per terra, perché tra quello che dici e quello che fai c'è di mezzo un oceano infinito di cavolate. Non lo so, voi che cosa ne pensate? Gli Obama avranno finalmente un'influenza positiva sulla sua campagna oppure no? E poi comunque, a parte Harris, a parte Trump, Biden, Obama, noi sappiamo che alla fine comunque vince quello che deve vincere le elezioni. Questo lo sappiamo, ok? Giusto? Quindi alla fine vince chi deve vincere, vince chi serve al sistema. Vedremo un po' come andrà, ma comunque non è tutto truccato. No, 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 non è tutto truccato. Non so, fatemi sapere come la pensate voi su questo intervento degli Obama. Fatemi sapere tutto quello che volete, fatemi anche sapere come state e soprattutto venitemi a trovare sul mio secondo canale. Se qualcuno di voi dovesse avere qualche problema a cercare il link nella info, chiedetemelo sotto nei commenti, sarò io personalmente a passarvelo. Per il momento vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo al prossimo video.